Buonasera, sono Giuseppe Basile, analista e trader, potete trovare al blog fibonaccistalking.it. Posto anche regolarmente su Twitter utilizzando il nickname @fibstalker. Buonasera, oggi è novembre, 11 novembre 2012, sono le 5 del pomeriggio e questo video review è un video review settimanale dell'euro-dollaro che distribuisco solamente agli iscritti alla mia newsletter. Per iscrivervi alla newsletter, andare sul blog fibonaccistalking.it e sulla sinistra trovate un link alla sottoscrizione e che per la sottoscrizione alla newsletter. La newsletter è gratuita. Sullo schermo vedete il grafico settimanale della coppia Forex euro-dollaro. E il motivo per cui utilizzo la coppia Forex e non il future per questa prima parte di review del lungo termine è perché appunto abbiamo disponibilità di 20 anni di dati per l'euro-dollaro e quindi è possibile studiare più facilmente la situazione dell'euro-dollaro nel time frame più lungo. Come ricorderete, anche nelle scorse settimane ho tracciato questo ritracciamento di Fibonacci che mostra un'area di supporto in euro 91 e 30 che è stata testata nel 2010 e ancora a metà del 2012. Quest'area di supporto è molto importante poiché ogni fallimento di una sequenza a ribasso nei pressi di quest'area denota un'inversione del prezzo e questo, come farò vedere poi successivamente, è accaduto proprio a settembre. E come vedete il prezzo si è mosso lateralmente negli ultimi 4 anni in questo movimento, in questo canale, in questo movimento laterale e quello che ci aspettiamo è che il prezzo torni a salire nelle prossime settimane e mesi. Ovviamente questo comportamento dell'euro non sarà legato a una forza dell'euro, ma piuttosto a una debolezza del dollaro. Ci aspettiamo dunque che il prezzo raggiunga quantomeno questa trend line, ma il prezzo potrebbe anche salire più in alto in euro 1,51 e addirittura tornare e superare i massimi dell'anno 2009. Ora è importante notare che quest'area di supporto corrisponde anche a un setup al rialzo e se qualora assistessimo a una estrema debolezza del dollaro, il prezzo dell'euro-dollaro potrebbe raggiungere addirittura il primo target in 1,78. Se questo sembra estremo in questo momento, in realtà a fronte di una grossa debolezza del dollaro, questo è possibile. Ovviamente non nell'arco di settimane o mesi, ma nell'arco di 1 o 2 anni. Passando quindi al grafico giornaliero, nel grafico giornaliero è relativo invece al contratto FX Continuous Contract, Currency Continuous Contract, tradotto sul CME, allineato con la scadenza del 2012. Come ho fatto precedentemente notare, a settembre c'è stato il fallimento della sequenza di movimenti a ribasso sul settimanale, che avvenne proprio in corrispondenza di quell'area 1,21 e 30 di supporto, e come vediamo, col superamento al rialzo dell'area 1,29,70 si è decretata la fine del movimento verso il basso sul supporto e quindi al momento l'euro-dollaro che ha completato quindi questo movimento al ribasso si trova in un'area di supporto e a mio avviso l'euro-dollaro ha già incominciato il suo movimento verso l'alto, per cui il movimento per cui si trova in un nuovo bull market. Tutto questo movimento che abbiamo avuto da metà settembre fino ai primi di novembre è stato un movimento di correzione al ribasso, diciamo di breve termine, che dovrebbe portare il prezzo in area 1,26,20. Se guardate i miei video precedenti, ricorderete che ho indicato quest'area, indico quest'area di supporto ormai da oltre 2 mesi. Quello che mi aspetto quindi è che il mercato testi questa area di supporto e cominci la prossima gamba al rialzo che dovrebbe portarlo in area 1,34 e quindi a mio avviso anche più in alto in 1,30, in area 1,38 e 70. Tuttavia, prima di poter confermare questo fatto, è necessario confermare appunto la partecipazione in quest'area che va da 1,26,20 a 1,24,90. Nella newsletter di
Oggi proporrò anche un trading plan con i livelli che bisogna guardare per essere sicuri che quest'area, appunto in area 1.26, si comporti come area di supporto. Nelle ultime settimane siamo stati in grado di individuare solamente questo setup al ribasso in area 1.30 e 20, che ha portato comunque il prezzo a toccare il primo target in area 1,2830 e il secondo in 1,2730. E al momento quindi ci sono due possibilità: che il prezzo continui a scendere oppure che il prezzo lunedì e martedì risalga in area 1,2780 per poi continuare la sua discesa nell'area 1,2620. E il livello che utilizzeremo per confermare la presenza di supporto in area 1,2620 è un livello che al momento è in area 27,80 e che dipenderà dal minimo dell'euro-dollaro. Comunque, nella newsletter c'è un articolo dedicato al trading plan per l'euro, quindi vi rimando a quel trading plan. E mi auguro che questa review settimanale dell'euro-dollaro possa esservi utile e possa farvi capire dove siamo in questo momento nel prezzo dell'euro-dollaro. E questo video andrà distribuito questa sera solamente ai sottoscrittori della mia newsletter gratuita, e di solito pubblico questo video con 6 giorni di ritardo. Quindi, se desiderate avere queste informazioni, e spesso questi video contengono anche dei setup per la settimana successiva, vi invito a iscrivervi alla newsletter sul blog fibonaccistalking.it. Per il momento vi auguro una buona serata, vi invito a visitare il mio blog e vi auguro una ottima settimana di trading. La prossima settimana, arrivederci.